Certo che lo rifarei. Perché di delinquenze non ne ho fatto, come hanno fatto loro. La mia coscienza è pulita. Loro mi hanno massacrato la famiglia. Ma io famiglie sue non ne ho massacrato. Ecco, perché tanti di quei partigiani che erano nella gang e che hanno ucciso la mia famiglia, tutti la mia famiglia, sono venuti a casa mia a mangiare, perché era tutta gente nel luogo, perché mio padre, poveretto, era talmente buono che si tirava via a mangiare lui per darlo agli altri. Ecco. Io dunque sono nativo della Bassa Reggiana, che è del Bosco Sopra, provincia di Reggio. Che ho cominciato ad andare a scuola e ho fatto dal 43 al 45, sempre sotto mitragliamenti e bombardamenti, perché abitavo proprio sulla via Guglielmo Marconi, che era la via principale che da Reggio Emilia andava giù a Mantova ed era sempre frequentata notte e giorno dai tedeschi. E loro gli apparecchi erano continuo, gli americani e gli inglesi, continuo a mitragliare e bombardare. Mio padre era un capo manipolo del 22, a Roma, perché era un marcia su Roma. Era capitano mio padre. Uno di quegli ufficiali che non prendeva neanche lo stipendio, perché eravamo in 6 figli e ci dicevano: ma Ghisi, ma perché non ti fai dare i miei figli, li ho fatti io e li mantengo io e non voglio che la gente dica che li faccio mantenere dal governo. No, Paolino non l'ho mai visto. Ho sentito parlare, ma non l'ho mai visto. Ho conosciuto Almirante, ho conosciuto Romualdi, che mi avevano proposto per la medaglia d'argento il mese di marzo del 45. Allora arrivavano, andavano, ci salutava e c'era, non si guardava più certe gerarchie, certe cose. Sai, noi altri Mussolini era come un padre. L'ho visto quando era venuto una volta a Reggio Emilia e io ero inquadrato da Balilla, perché io ho cominciato 6 anni quando si vestiva la divisa da figlio della Lupa, al principio delle corde del 40, prima della guerra, il 25 luglio, poi l'8 settembre. È stata la rovina dell'Italia, proprio la disfatta, perché poi fra l'altro gli ufficiali nelle caserme davano l'ordine di sparare sui tedeschi. E lì addio. Fra l'altro c'era il povero mio fratello, il primo, che era già rientrato dalla Russia. E quando scappavano i militari così, lui era venuto a casa e vedevo tutti quei militari lì che scappavano di qua e di là, cercavano vestiti borghesi per riuscire ad arrivare a casa. Era stata già una triste faccenda, perché anche se ero ragazzino, avevo 11 anni allora, e ero proprio un ragazzino, ma allora chi si sentiva un po' l'orgoglio fascista da Balilla e via discorrendo, allora
c'erano le fiamme bianche, così chiamate, di Balilla. E tutti cercavano se potevano arruolarsi, perché nel 44, sì, ero andato già in un collegio delle fiamme bianche, perché volevo andare nelle fiamme bianche, ma poi ho visto l'andamento e c'era un direttore che poi è risultato che era un comunista. E allora non ci sono stato, scappato via. E dopo, quando hanno ucciso mio padre, sono andato e avevo l'istinto proprio di arruolarmi. E c'avevo anche la sorella ausiliaria. Era ausiliaria, era lì a Reggio Emilia. La sera del 15 luglio del 44 sono entrati in casa i partigiani, erano vestiti da tedeschi e era l'imbrunire, che erano le 9:30 di sera, cercavano da bere la scusa che hanno ucciso mio zio, mia zia e mio cugino, e ferito mio padre e mio cugino Roberto e mio cugino Franco di 11 anni. E lì, quella sera lì, mi ricordo che ero fuori lì in cortile, ho sentito le scariche di mitra e sono camminato a vedere, ho visto là il macello che c'era. Mia zia da una parte, mio zio dall'altra, mio cugino dall'altra, feriti, tre feriti, che si lamentavano. È una cosa straziante, ecco. Che mio padre, sono andato io a prenderlo su per strada, mio padre e mio fratello. E da allora è cominciata la triste odissea della mia casa. E dopo 4 mesi hanno ucciso mio padre e mio fratello maggiore, che poi di lì ci siamo trasferiti, siamo andati in città, a Reggio Emilia, che allora c'era già mio fratello Giuseppe, che era già arruolato. E allora ho provato, mi hanno accettato e sono entrato in brigata nera.